Malesani prima della gara dichiara: firmerei per un pareggio, un punto prezioso per la lotta a salvezza. Zaccheroni risponde, punta a 3 vittorie nelle ultime 3 partite per sperare nel 4º posto e per rispondere a quanti, e non sono pochi, a Roma non lo amano. La Lazio via via sta recuperando tutti i suoi giocatori, oggi è la volta di Crespo che parte in panchina. 2º minuto, Lazio subito in avanti, errore difensivo del Verona, Lopez è più lesto di tutti ma il suo sinistro è alto. 5º minuto, ancora Lopez si gira in area, carica il sinistro che va fuori di un paio di metri. 10º minuto, lancio sulla destra per Camoranesi, Couto in vantaggio su di lui ma il numero 13 del Verona gli ruba palle e serve al centro il solitario Frick. Mettere in rete è un gioco da ragazzi. Farina convalida il gol nonostante le proteste laziali. Le immagini rallentate in effetti ci mostrano ed evidenziano il fallo di Camoranesi sul difensore biancoceleste. Comunque siamo al 10º minuto di gioco, Verona 1, Lazio 0, ecco il replay del gol di Frick. 13esimo, Verona ancora pericoloso, questa volta dalla fascia sinistra è Frick a crossare per Camoranesi, tiro al volo ma solo paura per Peruzzi. 18esimo, il Verona domina le fasce, ancora Camoranesi al centro per Frick, il numero 7 si gira, tira di destro e il pallone va a colpire la parte alta della traversa. La Lazio reagisce, Lopez recupera caparbiamente un pallone, dalla linea del fallo laterale crossa, in area c'è Stam che tira al volo di destro, traversa e palla in rete. Vediamo il replay del gol di Stam, dunque siamo sull'1-1. Gli uomini di Zac trovano coraggio, forte destro di Stankovic, grande intervento di Ferron, dopo l'angolo prosegue l'azione, Stankovic a mettere al centro dalla parte opposta nel tentativo di anticipare di testa Stam, Dainelli tocca col braccio sinistro. Farina non ha dubbi, vediamo anche il replay, per Farina è rigore e dal dischetto Lopez è implacabile, Lazio 2, Verona 1. Adesso Zac è soddisfatto. 44esimo, ora è la Lazio ad avere la meglio sui corridoi, Lopez fugge sulla sinistra, crossa al centro, si avventa sul pallone Stankovic che tira con la coscia destra e batte Ferron. Lazio 3, Verona 1, vediamo nel replay il singolare colpo di ginocchio, di coscia di Stankovic. Passiamo al 2º tempo, la Lazio continua a dominare il campo, oltre al gioco emergono anche le individualità, osservate il destro di Stankovic dal limite, un tiro pallonetto con Ferron in posizione probabilmente troppo avanzata, vediamo il replay, il portiere non può che girarsi e guardare il pallone che va in rete, 4-1 per la Lazio, cambia da Hilton per Melis, Simeone per Liverani. E al 10° è proprio ad Hilton ad impegnare Peruzzi, splendido il tiro, magnifica la risposta del portiere laziale. È il momento di Crespo che al 16° va a rilevare Stankovic, intanto olimpico in festa per il vantaggio dell'Inter a Verona grazie a Ronaldo. 30esimo, episodio importante non per il risultato ma in vista della prossima trasferta della Lazio a Bologna, per questo fallo ma soprattutto per la reazione Stam, già ammonito, viene espulso. 1 minuto più tardi Pancaro, appena entrato, crossa per la testa di Crespo e l'argentino non ha difficoltà di insaccare, 5-1 per la Lazio. Andiamo al 34esimo, Verona in avanti, Colucci ci prova di sinistro, niente da fare per Peruzzi, 5-2. Malesani non ha certo voglia di gioire per questo gol che vediamo nel replay. Passiamo al 43esimo, punizione di Colucci, respinta di Peruzzi sui piedi di Cossato che realizza il 3º gol del Verona. Adesso il risultato è di 5-3 per la Lazio, ma la partita non è ancora finita. Siamo nei minuti di recupero e il Verona va ancora in gol con questa punizione di Ada Hilton direttamente in rete. Adesso ne vediamo il replay e vediamo quest'ultimo replay prima di tornare in studio per descrivervi una Lazio sicuramente brutta per tutta la prima mezz'ora. Il Verona avrebbe potuto segnare anche un altro gol. Poi Lazio trasformata specialmente nel carattere, grande reazione nel ribaltare il risultato, poi vita facile fino agli ultimi 10 minuti di gioco che, come avete visto, ci hanno offerto e ci hanno fatto vedere tutto. È successo praticamente di tutto, 5-4 per la Lazio. La linea Maffei.